Ciao a tutti, oggi book haul del mese di gennaio. Non sono tantissimi libri, anche perché dicembre ne avete visti veramente tanti, però ci sono alcuni libri che ho deciso di comprare per partecipare ad alcuni gruppi di lettura. Ci sono dei residuati di regali di Natale che mi sono arrivati dopo che vi ho registrato il video di dicembre e ci sono delle cose che ho preso a due mercatini, di uno dei quali vi vorrei anche parlare se siete di Brescia, perché è qualcosa di molto interessante e nuovo, perché prima, fino ai video precedenti di cui vi ho parlato, questa possibilità di acquistare libri usati a Brescia ancora non c'era. Allora, vi dico già da subito che, malgrado siano iniziati tantissimi sconti, io non ho preso nulla in sconto. Specialmente io vengo sempre attratta, principalmente in questo periodo dell'anno, dagli sconti ad Elfi. Non vi farò un video sugli sconti ad Elfi perché ve l'ho fatto l'anno scorso di questi tempi, magari ve lo lascio linkato qua sotto, non è cambiato nulla rispetto a quel video e ai consigli che vi do, quindi se volete tra virgolette una mia guida per gli sconti, la trovate ancora in quel video, non c'è bisogno che io mi ripeta. Io stessa non so se quest'anno ne approfitterò, non dirò mai più, non comprerò mai più niente perché poi magari domani esco e vedo una cosa che mi ispira tantissimo e sconto e la prendo, eh. Però l'idea non è quella di approfittare in maniera particolare di questi saldi. Quindi niente, questa era la premessa iniziale, direi che possiamo partire. Partiamo con dei classici che ho acquistato per partecipare a tre tappe dei mattoni inglesi di Legna Zodiaco. Allora, questo non era assolutamente previsto che io lo comprassi e parliamo di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen in questa edizione RBA, che è ricominciata con la prima uscita, che è questa. Ho deciso di prenderlo semplicemente perché l'ho visto nella mia edicola e questa, essendo la prima uscita, costava 2,99 euro. Le prossime pare saranno 9,99, poi 12,99, qualcosa del genere. È una collezione vastissima, ci sono tantissimi classici. Tanti si preoccupano della traduzione, sapete che per me è tutto piuttosto relativo, da un certo punto di vista ve ne ho già parlato abbastanza di questo argomento. Vi dico solo che questo nello specifico l'avevo letto, è su concessione di Garzanti, se non mi sbaglio. Dov'è che l'ho letto? Registrazione, direttore, distributore, illustratore. L'ho letto. Voglio però darvi certezza di quello che ho letto. Sì, è su concessione di Garzanti, quindi è la stessa traduzione che trovate nei classici Garzanti. Io ce l'avevo già questo libro perché l'ho già letto. Per me questa sarà una rilettura. Questa è la prima tappa dei mattoni inglesi di Ilenia, che comprende gennaio e febbraio, però l'ho letto tanti anni fa, lo volevo rileggere. Avrei riletto tranquillamente la copia che avevo perché ce l'ho in Frassinelli, scritta bella grande, con un'ottima traduzione, però questo è veramente bello e vista l'occasione ho deciso di prenderlo. Terrò d'occhio queste uscite, non li comprerò tutti perché secondo me non vale la pena dal punto di vista del costo. Poi se vi volete fare la collezione perché vi piacciono, non c'è niente di male, ci mancherebbe, però ne approfitterò se ci sarà qualcosa che vorrò avere perché non ce l'ho ancora o perché appunto è in questa edizione. Sulla lunga distanza per me non è molto conveniente rispetto agli economici che trovate un po' dappertutto, tipo Jane Eyre. Anche Jane Eyre io l'ho già letto, però l'ho letto al liceo e l'avevo preso in biblioteca o mi era stato prestato. A me sembra di averlo preso in biblioteca, però sono ricordi di 30 anni fa, potrei sbagliarmi. In questo caso ho scelto l'edizione Feltrinelli, anche perché comunque l'edizione economica costa 11 euro. Quando c'era Jane Eyre, perché c'è nel catalogo di Storie senza tempo, mi pare che si chiami, costerà 12,99 comunque. Ed essendo un libro molto più consistente anche come numero di pagine, io trovo che sia anche più comodo leggerlo appunto in questa edizione. Quindi l'ho comprato perché comunque l'avevo letto ma non ce l'avevo e lo vorrò rileggere. E ho approfittato anche per acquistare
questo libro, che ovviamente ho preso prima che iniziassero gli sconti a Delfi, ma visto che a Delfi ve lo dico, sconto anche questo. Si tratta di Jane Rice, io le pronunce, sapete, non andiamo tanto d'accordo, spesso e volentieri, con Il grande mare dei Sargassi. Vi leggo qui dietro un attimo e vi dico perché ho deciso di prenderlo. Changing Air di Charlotte Bronte, un personaggio minore ma discretamente inquietante. Non vi dico qual è perché qui c'è scritto, ma non vi dico qual è. Allora, Jane Rice ha avuto l'idea di ricostruire la vita di una simile ombra labile e confusa prima dell'arrivo in Inghilterra. Un'idea può essere buona o cattiva a seconda dell'esecuzione. Ora, l'esecuzione di Jane Rice è straordinaria, un romanzo avvelenato di fascino, squilibrato di passioni, condannato e riscattato dalla magia. E qui c'è un mini resoconto di quello che troverete in queste pagine. Forse lo saprete già, questo libro parla appunto, ricostruisce la storia di uno dei personaggi che è fondamentale in Jane Eyre, prima che arrivi in Inghilterra. La chiave di lettura, da quello che ho capito di questo libro, è quella appunto di una sorta di restituzione, la restituzione di una storia, un personaggio che in genere non ci viene raccontata da un punto di vista post-coloniale. Sono molto curiosa di leggere questo libro e ho deciso appunto di prendere entrambi per leggere prima questo e immediatamente dopo questo. Poi l'unico libro invece dei mattoni inglesi che non ho ancora letto, che è presente appunto nel programma di Lenia, è Via dalla pazza folla di Thomas Hardy. Io, pur amando moltissimo l'età vittoriana e letteratura di Thomas Hardy, vergognosamente non avevo ancora mai letto nulla. E questo è tra i libri suoi che mi ha sempre ispirato di più, quindi ho colto l'occasione. Ho scelto i classici Garzanti perché sono piccoli, maneggevoli, mi piacciono, nonostante non siano esteticamente i più belli che esistano. Via dalla pazza folla ha una protagonista molto forte, molto particolare. Qui dice: Hardy è un meraviglioso creatore di figure femminili e Bathsheba, la protagonista di Via dalla pazza folla, è la prima di esse, la più incantevole nel suo essere così contraddittoria e insieme così determinata. Irrequieta e indipendente, intelligente e svagata allo stesso tempo, crede di raggiungere una completa autonomia quando eredita un magnifico potere e un'antica casa signorile. Ma la bella forestiera finisce col trovarsi contesa fra tre pretendenti e poi va avanti. Insomma, di Hardy non ho mai letto nulla, quindi ho voglia di arrivare alla tappa che mi permetterà di colmare questa lacuna. Passiamo poi a tre regali che ho ricevuto, uno da Jessica, Penny Lane on the Tube, e parliamo di Wilbur Smith con Il Dio del Fiume, un libro di cui lei ha parlato spesso nei suoi video. Non ho mai letto quest'autore, sapete che io gradisco particolarmente la letteratura di intrattenimento intelligente, avvolgente, coinvolgente. Qui parliamo di un romanzo che riguarda l'antico Egitto, di vicende ambientate nell'antico Egitto. Vi leggo qui dietro. Dopo secoli di pace laboriosa trascorsi in armonia col ritmo maestoso del Nilo, sembra che un nuovo fiume abbia preso ad attraversare l'Egitto, un fiume misterioso e maligno di sangue e di morte che oscura lo splendore della civiltà millenaria, che minaccia l'unità del regno e la maestà del suo faraone, il divino Mamose. Cinto d'assedio da nemici spietati e minato dall'interno da feroci intrighi, l'Egitto affiderà il suo destino ai figli più generosi, vari guerrieri, eccetera, eccetera. Credo che sia un libro di grande avventura. Wilbur Smith è nato nel 1933 nella Rhodesia del Nord, l'attuale Zambia, ma è cresciuto e studiato in Sudafrica. Si è dedicato a tempo pieno alla narrativa dal 64, dopo il successo ottenuto con Il destino del leone, e da allora ha pubblicato numerosi romanzi basati su attente ricerche e appassionate esplorazioni condotte in ogni angolo del pianeta. È uno scrittore di best seller e sono veramente molto molto curiosa di conoscerlo.
A questa coppia sono anche molto legata, perché faccio così velocemente, perché mi ha scritto delle bellissime parole Jessica, e quindi niente, la ringrazio ancora e non vedo l'ora di affrontare anche questo libro. Poi mi ha mandato un regalo anche Maddalena, Lena, la locanda dei libri, mi ha mandato questo libro che lei ha già letto, ma che per varie ragioni che mi ha spiegato intende rileggere, e credo che lo leggeremo insieme. Parliamo di un libro che è stato abbastanza chiacchierato sul web, edito Nottetempo di Lidia Juknavic, La cronologia dell'acqua. Se non ho capito male, si tratta di una sorta di memoir che attraverso il rapporto con l'acqua, con il nuotare dell'autrice, ci parla un po' della sua vita, della vita in generale. Vabbè, non sto a leggervi la lettera, è uno di quei libri di cui non si può tanto parlare, bisogna semplicemente leggerli. Mi incuriosisce tantissimo, mi incuriosisce anche incuriosisce conoscere meglio questa casa editrice, e non vedo l'ora di fare questa esperienza con Lena. Poi, da amici, ho ricevuto un altro libro che avevo in wishlist e che ho tantissima voglia di leggere. Parliamo di Kader Abdollah con La casa della moschea, edito Iperborea. Ho veramente un'estrema curiosità di conoscere questo autore e di leggere dell'Iran. Lo sento proprio come un'urgenza, anche visto quello che sta attualmente accadendo in Iran. Allora, ho scritto questo libro per l'Europa. Ho scostato il velo per mostrare l'Islam come modo di vivere, un Islam moderato, domestico, non quello radicale. È tornato all'Iran delle sue radici, che Kader Abdollah vuole farsi tramite tra culture, raccontando l'epopea di un'influente famiglia persiana i cui destini si intrecciano alla storia del suo popolo. Una saga che fa vivere dall'interno e capire le trasformazioni cruciali di un paese sempre al centro degli equilibri mondiali, negli anni che vanno dallo sbarco sulla Luna alla fine della guerra con l'Iraq, dal regime dello Shah post-Khomeini. Al centro del romanzo c'è Aga Jan, ricco mercante, capo del bazar di Senjan, nel cuore della Persia, patriarca della casa della moschea, dimora secolare dove regna l'armonia delle antiche tradizioni, eccetera, eccetera. Quindi avrete capito, si tratta di una storia familiare lungo generazioni, immagino, che ci parla dell'Iran. E ho veramente molta, molta voglia di leggerlo e ringrazio chi me l'ha regalato. Poi, due libri che ho acquistato al mio solito mercatino, che è quello fisso, bancarelle fisse, che si trova tra Via 10 Giornate e Piazza della Vittoria. Lo dico sempre perché è di Brescia, ovviamente. Allora, innanzitutto mi sono fatta prendere così dalla curiosità per un libro di cui non so assolutamente nulla, non ne ho mai sentito parlare, ma mi ha ispirato subito, costava 1 euro e l'ho preso. Si tratta di un libro di Tomás Eloy Martínez, autore di Santa Evita, che però io non ho letto, Il volo della regina. Parliamo di letteratura latinoamericana, sapete che è una delle letterature che voglio cominciare ad esplorare quest'anno, e quindi ho deciso per 1 euro di provarci. Vi dico qualcosa dell'autore. Allora, Tomás Eloy Martínez, sempre che si pronunci così, è nato a Tucumán, nel nord dell'Argentina, nel 1934. Tra le sue opere, Lugar común la muerte, La mano dell'amo, Santa Evita e Il romanzo di Perón, questi ultimi due editi da Guanda. Anche questo è edito Guanda. Di Santa Evita, Gabriel García Márquez dice: ecco finalmente il libro che volevo leggere. Mentre Mario Vargas Llosa, che io amo profondamente, scrive: Santa Evita ha le caratteristiche dei grandi progetti narrativi. Mi ha conquistato sin dalla prima pagina, mi ha emozionato, mi ha fatto soffrire, mi ha divertito. Il volo della regina è definito come un thriller ad alta tensione erotica, nel quale ritroviamo la stessa maestria con cui Martinez ha fuso finzione e biografia nei libri precedenti, il ritratto lucido, acuto e incisivo di un uomo e di una nazione. C'è anche un segnalibro qui dentro. Parliamo di un racconto che ha a che fare con la politica, di un uomo, vediamo, allora, GM Carbonell.
Camargo è l'onnipotente direttore di un quotidiano di Buenos Aires. Ha 63 anni, una moglie paziente che ha smesso di amare, due figlie gemelle, una delle quali in fin di vita, e una schiera di dipendenti pronti a inchinarsi al suo cospetto, ma soprattutto una terribile paura degli abbandoni e di quanto è fuori dal suo controllo. Un giorno nella sua vita fatta di vicende editoriali insieme di scelte politiche che lo portano a interloquire e a scontrarsi spesso col potere, entra una giornalista di belle speranze che dimostra un gran talento, eccetera, eccetera. C'è una relazione tra di loro, intreccio classico di amore, desiderio, disperazione e morte, romanzo dal ritmo travolgente di un tango dove l'eros e il potere sono le due facce della stessa medaglia, il bisogno di affermare se stessi. Non so, mi incuriosiva, quindi credo che sia una lettura piuttosto scorrevole, non so nulla della prosa e dello stile dell'autore, ma insomma le premesse al fatto che questo romanzo sia piuttosto avvincente ci sono. Se ne sapete qualcosa, se conoscete questo autore, mi raccomando, fatemi sapere. Ma diciamo che l'acquisto più interessante per me che ho fatto quel giorno al mercatino è un altro Delphi. Karen Blixen, Ultimi racconti, praticamente nuovo. Sapete che sto leggendo con grandissima soddisfazione ultimamente le raccolte di racconti, quindi quando trovo qualcosa di interessante me lo accaparro. Io di Karen Blixen non ho mai letto nulla. So che è un'autrice che Maddalena, la locanda dei libri, ama moltissimo. Quando mi sono trovata di fronte a questa raccolta, non ci ho pensato un secondo, anche perché credo che sia una raccolta piuttosto particolare. Il libro dove la Blixen più si è avvicinata a svelare il suo grande progetto, un romanzo composto da innumerevoli racconti intrecciati. Quindi io questo mi aspetto, dei racconti intrecciati che in un qualche modo, anche a livello tematico, formino una storia. Non conosco nulla dello stile di questa autrice, sono veramente, veramente curiosissima di conoscerla. E poi arriviamo agli ultimi acquisti veramente molto recenti, e vi racconto di questa iniziativa appunto che c'è nella mia città. Non so se è nata per il fatto di che Brescia e Bergamo sono le città della cultura del 2023 o per altre ragioni. Fatto sta che in Corso Mameli, vicino alla Pallata, scusate per questo tutto città, per chi non è di Brescia, ma chi è di Brescia spero apprezzi. Venendo da Corso Garibaldi, tenendo la Pallata sulla destra, immediatamente dopo il primo o secondo negozio, mi pare, è questo negozio, tra virgolette, di libri usati. Perché dico negozio, tra virgolette? Perché in realtà questi libri non hanno un prezzo. Voi lasciate un'offerta, quello che potete, che volete, rispetto ai libri che prendete, perché tutto il ricavato di appunto di queste vendite va a un progetto benefico che riguarda la costruzione di scuole e pozzi in Africa. Se andate fuori da quel negozio vedrete le locandine, è tutto spiegato, è spiegato bene appunto dove finiranno le vostre offerte. I libri sono donati da cittadini, da persone che passano di lì e decidono di regalare dei libri per questa iniziativa, cosa che presto farò anch'io. Voglio andare a lasciare qualche libro sicuramente in questo negozio. Allora, io mi sono portata a casa quattro libri e ho lasciato la mia offerta. Allora, il primo, perché sono curiosissima di questa autrice da un sacco, è Acqua Nera di Valentina D'Urbano. Di questo libro ho sentito parlare benissimo da più parti. Sono curiosissima di conoscere la penna di questa autrice. Si tratta di tre generazioni, della storia di tre generazioni di donne legate da un segreto sospeso tra luce e buio. Credo che il tutto abbia a che fare con la stregoneria, e mi attira veramente tantissimo. Poi, curiosissima, ho preso il primo libro della serie di Cormoran Strike di Robert Galbraith, che è lo pseudonimo di J.K. Rowling, che ha scritto appunto tutta questa serie di gialli.
ambientati in Inghilterra, molto amati dal pubblico. Jessica li ha letti tutti, all'usato avevo sempre trovato il secondo, il terzo, il quinto, ne sono usciti già tantissimi. Questo è il primo, Il richiamo del cuculo, che ci presenta Cormoran Strike, quindi il protagonista, il detective in queste storie. Sono sempre stata curiosa di affrontare questa lettura. Io leggo gialli e thriller abbastanza, anche se molto meno ultimamente, ma quando ho voglia di una lettura di genere, spesso è il tipo di lettura a cui mi rivolgo. E questa serie mi ha sempre molto incuriosita. Allora, qui dice: quando una top model celebre e tormentata precipita dal balcone del suo attico a Mayfair, nessuno dubita che si tratti di suicidio. L'unico a non crederci è suo fratello, che decide di rivolgersi a Cormoran Strike per far luce sul caso. Strike è un reduce della guerra in Afghanistan, dove è stato ferito nel corpo e nello spirito, e la sua vita è nel caos. Il nuovo incarico gli dà un po' di respiro, ma a caro prezzo. Più si immerge nel mondo complesso e spietato della modella, più la vicenda diventa oscura e densa di pericoli. Sono molto curiosa. E poi questo Residuato Bellico, un libro che è praticamente mitologico, è stato a lungo fuori catalogo, ma sempre facile da trovare all'usato, e adesso è stato ristampato. Questa copia è vecchissima, e parliamo di William Goldman con Il Maratoneta. C'è un libro, sì, un film famosissimo. Babe sognava la gloria degli stadi, ma un giorno avrebbe corso contro la morte. Credo che sia un libro davvero al fulmicotone, anche piuttosto violento, molto molto famoso. Anche questo mi incuriosisce un sacco. Ma l'acquisto in questo negozio che mi intriga più di tutti è questo, anche perché l'ho trovato in condizioni pazzesche. C'è una specie di macchia qui, ma voglio dire, sembra assolutamente nuovo. Si tratta di Edward Rutherford o Rutherford, non lo so. Il romanzo di New York, 4 secoli di storia della città più emozionante del mondo. Questo scrittore scrive tutti i mattoni di questo tipo, che possono essere considerati, io credo, romanzi storici, ma ha uno stile tutto suo, tutto particolare. Esiste un libro del genere per Parigi, uno per l'Inghilterra, uno per la Russia dei Romanov, qualcosa del genere. Lui è uno scrittore inglese, se non mi sbaglio. Decide di studiare come un pazzo un determinato periodo storico in un ambiente e di scriverci sopra un romanzo che però è sì un romanzo generazionale, perché in tutti i casi attraversa secoli di storia, ma in realtà è più focalizzato sulla sintesi, diciamo, della storia del luogo che ci vuole raccontare. Edward Rutherford è nato a Salisbury in Inghilterra e ha vissuto per molti anni a New York. È diventato famoso in tutto il mondo con Sarum, che è forse uno dei suoi libri più letti, 1987, cui hanno fatto seguito Rushka, 1992, London, 1997, La Foresta, 2000, I Principi d'Irlanda, 2004 e I Ribelli d'Irlanda, 2008, tutti pubblicati da Mondadori. Io ero curiosissima di leggere quest'autore. Questo libro l'ho visto un sacco di volte nei video di Teresa Bibuccalula, ma ne ho sentito parlare soprattutto da Jessica Penelè on the Tube, che ha letto Sarum, se non mi sbaglio. E sono curiosa, sono veramente molto molto curiosa. Poi questa copertina è semplicemente pazzesca. Qualcuno lo trova prolisso, noioso, proprio forse per questo impianto più di sintesi storica che di romanzo in senso stretto. Se anche così fosse, ma fosse scritto bene, per me non sarebbe un problema, nel senso che nel momento in cui so cosa aspettarmi, nel momento in cui ciò che mi aspetto è ben scritto e mi tiene avvinta le pagine, a me va bene. Comunque vedremo, lo leggerò e vi farò sapere. Fatemi sapere se avete letto qualcosa di questo autore e cosa, perché a me attrae davvero tantissimo. Detto ciò, ho terminato per ora. Vi
Non è ancora il 30 di gennaio, quindi ovviamente non potete ancora vedere Europe Central di Volman, che veramente sto cancellando i giorni dal calendario per poterlo acquistare. Lo vedrete nel prossimo video haul, eventualmente. Comunque fate finta che ci sia. Scusatemi, ma proprio sui saluti mi è suonato il telefono. Dicevo, fate finta che ci sia Europe Central in questo video, perché al 30 di gennaio lo vado a comprare senza ombra di dubbio. Detto ciò, ho per davvero finito. Come al solito, vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!